Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Ho scritto all'autorità di bacino Liri Garigliano Volturno affinché si intervenga e si acceleri il più possibile per la definizione del progetto di prevenzione dell'inquinamento delle acque dei canali del Fucino. Lo afferma l'assessore regionale alle politiche agricole Febbo in una lettera alla segreteria generale Vera Corbelli. Febbo ricorda i controlli dell'ARTA nella zona. Purtroppo, scrive, da quasi due anni gli esiti di tali analisi microbiologiche effettuate ogni tre mesi rilevano una sempre più marcata presenza di colibatteri fecali, escherichia coli e salmonella spesso oltre i limiti fissati nelle norme. Revoca dello stato di liquidazione di sviluppo Italia-Abruzzo con salvaguardia dei livelli occupazionali e nuovi strumenti agevolativi per favorire le nascite di nuove imprese o l'ampliamento di società già esistenti nel sistema produttivo abruzzese. Le novità sono state presentate questa mattina a Pescara. Questi strumenti, commenta l'assessore allo sviluppo economico Castiglione, recentemente rifinanziati, possono costituire un valido riferimento per creare in Abruzzo nuove attività imprenditoriali e per contribuire ad innovare, insieme ad altre misure messe in campo in questi anni, il sistema produttivo regionale. Le associazioni LIPU, Stazione Ornitologica Abruzzese, Onlus, Salviamo l'Orso e Altura hanno divulgato una nota del 2012 del segretariato della Convenzione di Bonn dell'UNEP, l'Agenzia ONU per l'Ambiente, finora rimasta inedita ed avente per argomento lo sviluppo incontrollato dell'eolico in Abruzzo. Nella lettera il segretario chiedeva spiegazioni direttamente al Ministero dell'Ambiente italiano su quanto avviene in Abruzzo sull'eolico, esprimendo preoccupazione per il numero di impianti già autorizzati o in fase di autorizzazione in aree di grande pregio ambientale. Ripartono oggi gli interventi programmati dall'amministrazione comunale di Chieti per risistemare la viabilità cittadina. Questa mattina è stato rimesso a posto il manto stradale della viabilità in prossimità di Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio, invece, gli operai sono al lavoro in via Vernia per risistemare l'asfalto del tratto che va dall'incrocio di via Pinelli fino alla confluenza sul piazzale della Trinità. Domani mattina lo stesso tipo di intervento verrà eseguito in via della Liberazione, dall'incrocio tra via l'Europa e via Brigata Maiella fino a quello con viale Amendola. Nel pomeriggio si passerà all'ingresso della villa comunale. Sarà chiuso al traffico per oltre un mese viale Pindaro a Pescara per la prosecuzione dei lavori del piano antiallagamenti da oggi fino al 14 aprile, dunque divieto di transito e sosta dei veicoli. Aperto il cantiere per realizzare un quarto collettore previsto per impedire allagamenti in zona stadio. Sabato è stato riaperto intanto al traffico viale Marconi, dove si sono conclusi i lavori cominciati il 17 febbraio scorso. Per il traffico da sud-est verso nord, il comune consiglia di percorrere via Davalos. E cambiano quindi percorso gli autobus della GTM numeri 1, 2, 3, 6 e 7,
che passano da Viale Pindaro. Per informazioni si può visitare il sito www.gtmpescara.it, ripetiamo www.gtmpescara.it, oppure si può chiamare il numero 085 43 212, ripetiamo 085 43 212. Gli autobus dell'ARPA in arrivo da sud di Pescara percorreranno Viale Marconi e Ponte Risorgimento, quindi via Caduta del Forte, via De Gasperi con arrivo al terminal bus. Gli autobus invece in uscita dalla città di Pescara e diretti ad Ortona, Lanciano, Guardia Grele e Orsogna faranno lo stesso percorso al senso contrario. Pertanto da oggi le fermate di Viale Marconi dell'ARPA saranno riattivate, mentre quelle di Viale Pindaro, sempre dell'ARPA, saranno soppresse. Ercole Saverioni, classe 1909, bersagliere, cadde nella campagna di Russia nel dicembre del 1942. A Sciusciano, frazione di Teramo, aveva lasciato moglie e due figli. Oggi, a distanza di 70 anni, all'unico figlio superstite, Pietro, è stata riconsegnata la piastrina di riconoscimento del padre, ritrovata sul campo di battaglia e donata a Saverioni da un giovane studente emiliano, Giacomo Matacotta. «Sono molto emozionato perché non ho praticamente nulla di mio padre», ha detto Pietro. Revalue Box, l'idea innovativa di impresa che si è aggiudicata il primo premio dello Startup Weekend di Pescara, la maratona di 54 ore per creare startup che si è chiusa ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara. Revalue Box è una piattaforma social attraverso cui ognuno può condividere con altri appassionati gli oggetti del suo passato attraverso la propria virtual box, ossia una vera e propria scatola virtuale, con l'obiettivo di ricevere una valutazione economica oppure un'offerta d'acquisto. Continuano le attività di promozione della piscina comunale di Torre de Passeri. Domenica 23 marzo dalle 9.30 si potrà provare gratis l'immersione subacquea. L'Open Day è promosso dal Comune con l'Associazione Subacquea Abruzzo Divers e l'ASD Teate Splashing, associazione sportiva che dal 2013 gestisce la piscina comunale di Via degli Alpini. Sotto la guida di esperti istruttori, tutti a partire dai 10 anni di età potranno provare l'emozione di respirare sott'acqua per le prove gratuite di immersione, hanno spiegato il sindaco Antonello Linari e l'assessore allo sport Giovanni Mancini. Sempre a Torre de Passeri, successo per la quarta edizione della Corsa della Memoria. 400 podisti hanno preso parte alla competizione di 7,5 km e centinaia di persone alla Family Run. L'evento è giunto alla sua quarta edizione, patrocinato da CONI e WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. A tagliare per primo il traguardo della gara podistica regionale inserita nel circuito CONI, Corri l'Abruzzo, l'atleta Adugna Senibeta Biniyam della SD Atletica Abruzzo L'Aquila, che ha corso per la competitiva su un circuito di 7,5 km in poco più di 25 minuti. Verso le periferie esistenziali, e questo è il tema del convegno unitario dei settori dell'apostolato biblico, del catecumenato e della catechesi delle persone disabili. Una sfida per l'apostolato biblico, per il catecumenato e per la catechesi delle persone disabili, organizzato dall'Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana dal 14 al 16 marzo presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo coperto con qualche pioggia,
con temperature da 8 a 10 gradi e venti deboli. Domani si prevedono piogge al mattino, pioggia debole nelle ore centrali, nubi sparse nel pomeriggio e cielo sereno in serata, con temperature da 6 gradi e mezzo a 12 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Ma anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.